collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno, buon sabato ragazzi, 16 di maggio, un'importante data perché tra poco vi sveleremo che cosa accadde tanti anni fa il 16 maggio, ma prima di dare il buongiorno, ho dato il buongiorno agli amici che ci stanno guardando su Nima Radio TV, ovviamente pagina Facebook, ma anche agli amici che ci stanno ascoltando sulle frequenze di Radio Nova 94.3, ma do il buongiorno ai miei compagni di merenda. Buongiorno Cocò, come stai? Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Bene, direi bene, ormai ci stiamo avviando verso una fase di liberazione. Aspetta, perché prima diamo il buongiorno al nostro Tonno, poi dopo cominciamo a parlare, ad addentrarci nei nostri argomenti di quest'oggi. Ciao Tonno, il mio segretario preferito. Ciao Nicola, tutto bene? Qua tutto a posto. Come la va, come la va? Siete andati in giro stamattina, voi due? Sì, siamo stati un po' in giro, io per cose mediche, la Cocò non lo so, sarò andata a camminare. Esatto. No, io per piacere, sono stata in giro per piacere, la prima colazione finalmente fatta al bar, sempre da sport, però almeno sono ritornata al mio desiderato cappuccino ginseng. Guardate che cosa ho combinato questa mattina, vi metto qui dietro la mia testolina, eccomi qua, così stiamo tutti insieme nell'inquadratura. Dai, partiamo subito con una bella canzone, un bel ciaccia, diamo un po' di carica a questa mattinata targata Nima Show Live e arriva, pensa un po' Tonno, che cosa sono andato a estrapolare dagli archivi di Nima Radio TV. Arriva Mi Corazon, un bel ciaccia. Scritto e cantato e interpretato dalla chitarra del nostro Tonno e anche dalla voce del nostro Tonno. Va bene? Wow! E vai! Amar, sí que voy a tener la suerte. Cuando me abrazas fuerte, el pensamiento vuela. Me acerco y siento el sabor, susurrando palabras de amor. Cuando me abrazas fuerte, el pensamiento vuelve.
del sabor, susurrando palabras de amor. Ay, 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 lo siento, el dulce sentimiento. Bésame más fuerte y dame tu calor. Ay, cómo dura un beso, quiero fermar el tiempo. Yo te digo, tú eres mi amor, por favor, ama mi corazón. Tonno, complimenti, questo ciaccia sta impazzando in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti dove? In tutti i fiumi, in tutti i casi di riposo. Ti faccio comunque i complimenti. Ti faccio i complimenti perché veramente è un bel, è un bello, un bello sprint. Come cominciano ad arrivare i primi messaggi o sbaglio, Tonno? Esatto, ci scrive Barbara Bortesi che ci fa, augura un buon sabato a tutti, ti fa gli auguri per il tuo compleanno che è stato ieri. Sì. Molto bene. Poi c'è Del Conforti che ci scrive bellissima musica e ci saluta. Molto bene, bene. Qua per tenervi compagnia fino alle ore 12.30 e poi ne approfitteremo anche intanto che ci siamo, più, diretta meno. Però dopo qua parliamo anche della diretta di ieri sera che abbiamo fatto nella pagina degli amici della Manhattan Music and Dance perché è stata veramente interessante. Una bellissima serata. Esatto, sì. Esatto. Finita questa diretta noi andremo dalle 13 alle 14 su Radio Italia Anni 60 TV, canale 78. Mi raccomando, collegatevi. Adesso voglio parlare appunto di quello che stavi dicendo prima, Cocò. Questa fase 2, come la vedi? No, questa fase 2 B l'hanno chiamata, non bis, B. L'ha detto la D'Urso, io mi attengo a quello che dice la D'Urso, per me è vale più del Premier Conte, porta pazienza, ma no, scherzo. È la tua pupilla, l'abbiamo capito. L'abbiamo capito. Allora, stavi dicendo, ha un fascino particolare per te stavi leggendo una notizia appunto che verranno aperte anche le frontiere, se non sbaglio, tra regione e regione. E cosa ne pensi? Cosa ne pensi? E senza, scrivevano senza nemmeno sottoporsi alla quarantena dei 15 giorni, quindi mi sembra che stiano mollando abbastanza. Io vedo che secondo me, forse non voglio parlare troppo in fretta, però i risultati positivi forse arrivano prima ancora di quanto ci saremmo aspettati. Noi pensavamo forse in autunno, invece secondo me Va bene così, è giusto perché bisogna andarsi a divertire e soprattutto al di là del divertimento ci vuole movimento per l'economia. Tant'è che io sto leggendo una ultimissima qui sul mio televideo, coronavirus, Coldiretti dice riapertura dei ristoranti vale 20 miliardi. Hai detto scusa se poco, direbbe Abbatantuono. Ragazzi, l'economia si deve riprendere. Poi ovviamente dobbiamo sempre stare attenti anche alla salute, no? Non ci mancherebbe. Certo. Probabilmente avranno visto che, insomma, avranno messo sul piatto della bilancia il rischio magari di pericolo. Esatto. E magari invece il fatto della nostra crisi economica che ci sta ormai soffocando piano piano, avranno fatto due conti, avranno visto che mollare un pochino non dovrebbe farci male. Dovremmo essere noi a essere responsabili, vero Tonno? Certo. Con il comportamento che adotteremo, cosa dici? Assolutamente sì, bisogna, anche perché se non vogliamo ripiombare nella fase 1 è bene che noi siamo responsabili e che le regole che ci vengono date le seguiamo per quanto possibile. Esatto. Allora diamo anche le nostre coordinate per quanto riguarda il numero di telefono. Gli amici di Facebook lo vedono in sovraimpressione, 393 19 12 091, mentre l'abbiamo detto per gli amici di Radio Nova. Novità di quest'oggi, caro Daniele Musi, se sei all'ascolto puoi fare anche una telefonata in diretta e noi ti mandiamo in diretta, così non ti mandiamo a quel paese, ti mandiamo in diretta, così ascoltiamo un po' quello che hai da dirci. Dai, passiamo adesso a un'altra canzone
Ma questo vale per tutti, anche il nostro Maio, se vuol dare un saluto, chiama il numero 333-1912-091, dopodiché noi saremo voi sarete in diretta con noi telefonica. Ti ricordi, Cocò, avevamo intervistato all'Anima Show Radio un po' di tempo fa un cantautore che abita a Parma, l'amico Lorenzo Senzani. Io sì. Voglio un attimo venire fuori dalla musica da ballo e farvi ascoltare questa bellissima canzone dal titolo Morgana. Eccola qua. Tutta oh, molto bella questa canzone. Esatto, sì, sì. Esatto. Ciao Lorenzo. Sesso, non ci fa dimenticare tutto, la tua forma tra i sedili dell'auto non va via, primavera, prima che l'amore vero arrivi, brucia il petto, come sale dentro una ferita. Mi guidano nel mio domani, se mi volto con lo sguardo indietro vedo fumo, primavera, prima che l'amore vero arrivi, soffia il vento, come l'eco tra le Alpi grida. Oh, oh, fino a farmi sparire. Sono stato alla lavagna, mi hai cancellato nella mia vita, ho raccontato tutto, hai dato regole e sentimenti nel manuale di istruzioni, suggerimenti, mappe, sesso, fiori. È sempre un piacere ascoltare le canzoni del nostro amico Lorenzo, conosciuto da poco, ma secondo me ci sono belle possibilità che le sue canzoni vengano ascoltate spesso e volentieri nelle radio. Ragazzi, abbiamo ancora qualche messaggio, cosa dite? Andiamo a leggere, Tonno? Anche perché poi, Tonno, ti dobbiamo salutare perché hai un piccolo impegno, allora noi ti saluteremo, non ti congederemo, ma ti saluteremo. Vedi, è già triste. Cosa sta guardando la Cocò in giro? Cosa succede? Cosa succede? No, niente. Di tanto le finestre che si aprono. Guarda. Ecco, vabbè, c'è un po' di vento. Sono gli spiritilli, sono gli spiritilli. Leggiamo i messaggi. C'è un po' di vento. Allora ci scrive Barbara Aimi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, cara Barbara.
Tina Carnovale, buongiorno e buon sabato. E noi ricambiamo. La Tina è la mia mamma, approfitto e saluto Barbara. Sì, voglio salutare anche Barbara Aimi in quei di Cannetolo, di Fontanellato, dove si tiene la festa, la grande festa dell'anatra al forno. Quest'anno non lo so, io non ho avuto ancora notizie, speriamo bene, ma questa situazione metterà un po' in ginocchio diverse situazioni, diverse feste, ahimè. E vedremo che cosa fare, ci reinventeremo, ragazzi, cosa volete fare? L'unico modo è quello di rimboccarsi le maniche, vero Cocò? Cosa dici? Certo, io ce le ho già corte, guarda le maniche, sono già pronta. Esatto. Ascolta, preparo la canzone, la prossima canzone, voglio fare un bel omaggio all'amico Luca Bergamini, ma questa è bellissima, so che ti piace tanto, cara Cocò. A me fanno venire tutta la pelle d'oca, le canzoni di Luca. Salutiamo il nostro Tonno che ci lascia per oggi, non ci abbandona, ci troveremo sabato prossimo, mi raccomando. Buon lavoro, caro Tonno, e noi andiamo subito in musica con questa bella canzone. Ciao Tonno. Dal titolo Ciao. Io ci sarò. Eccola qua. Prendimi e conducimi dentro ai tuoi sogni nascosti più liberi. Vivimi, fai cadere quel velo che copre le tue paure, poi sentimi, ora scorrono dentro di me i tuoi momenti più fragili, ma credimi, puoi ancora volare lontano nel cielo e sfiorare stelle all'infinito. Vai, asciugherò ogni tua piccola lacrima fino a quando il sole ti scalderà. Scenderò negli abissi profondi mai ti sei persa nel vuoto delle tue inquietudini, ma non ci sto a guardare che ti fai del male, io non lo permetterò. Toccami, voglio ancora sognare un momento attraverso i tuoi brividi. Credici, puoi ancora volare lontano nel cielo e sfiorare stelle all'infinito. Vai, asciugherò ogni tua piccola lacrima fino a quando il sole ti scalda. Profondi dell'anima.
concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, location per eventi e cerimonie di qualità. Ampio porticato estivo in previsione di una riapertura dei ristoranti, dove poter gustare la cucina del nostro chef Paolo. In occasione del lockdown, servizio consegna a domicilio per Parma e zone limitrofe. Visita la nostra pagina Facebook per conoscere il menu delivery, ampia cantina per abbinamenti di qualità a un prezzo giusto, pagamento in contanti o carte di credito. L'antica tenuta Santa Teresa, dopo l'emergenza Covid-19, vi aspetta in strada Beneceto 26 a Parma. Telefono 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Dal 18 maggio, grande riapertura da Bertolini Abbigliamento. Tutto a metà prezzo. Assortimento dall'abbigliamento elegante a quello sportivo con relativi accessori. Disponibili taglie comode sia per lui che per lei. Vi aspettiamo in via Gramsci 21/B a San Polo Denza, Reggio Emilia. O contattateci allo 0522 87 36 59. E ricorda, tutto a metà prezzo. Magazine, la rivista del Nima Show. Musica, informazione, rubriche e curiosità dal mondo della musica da ballo e non solo. Ritira la tua copia gratuita durante le nostre serate o seguici su Facebook o sul sito nicolamarchese.it. Eccoci qua amici, siamo rientrati. Cocò si è rimasta da sola nell'inquadratura. Il nostro tonno aveva un impegno, allora l'abbiamo salutato. Ma abbiamo in linea un amico, un nostro appassionato fans. Tra l'altro da 4 maggio, da quando siamo in diretta su Radio Nova, tutti i giorni mi ascolta, ci ascolta. Allora diamo il benvenuto a Daniele Musi dei Fadabbi. Buongiorno, ciao caro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai caro, tutto bene? Tutto bene. Dove ti trovi? Sono nella mia adorata campagna a zappare le patate. Ecco, ogni tanto a tagliare il fieno, ogni tanto poi a rastrellarlo, sì. E poi dopo bisogna anche coltivare i vari frutti da poter poi rivendere. Questa situazione, sì. Beh, tu comunque con questa situazione dell'emergenza non ti sei fermato, perché l'agricoltura è andata avanti, no, se non sbaglio. No, noi come agricoltura abbiamo sempre continuato a lavorare, grazie a Dio. Ecco. E quindi non ci lamentiamo, anche se i prezzi sono calati, comunque si lavora. Invece con la musica, ahimè, anche, musica. Anche i Fadabbi hanno smesso di volare, come si suol dire. I Fadabbi sono atterrati, adesso siamo fermi, aspetteremo. Dai, adesso miglioramento, dai. Da lunedì comunque potrete anche rincontrarvi, fare questa unione tra speriamo amici. Speriamo, perché è un po' che non ci vediamo. Esatto, ancora Peppino ancora deve annunciare questa cosa, speriamo che diventi ufficiale al 100%. Cocò, vuoi fare una domanda al nostro Daniele in particolare? Sì, ciao Daniele, intanto ci conosciamo adesso proprio qua, in questa telefonata. Perché io non ho avuto il piacere di conoscerti di persona, comunque mi sembri molto simpatico, molto ruspante, come dicevo con Nicola. Ruspo. E quindi una bella persona di sicuro, genuina. E niente, io ti faccio una domanda abbastanza scontata: quanto ti manca il secondo lavoro, quindi la musica? Ti mancherà tanto? Che ti sento male, aspetta, aspetta, te lo riporto io. Ha detto quanto ti manca il tuo la musica, insomma, in questo particolare momento, ecco. Manca molto, perché c'era un legame molto forte, molta passione anche con i ragazzi. Adesso un po' che non ci vediamo più, certo. La musica lega, è una passione che lega. Poi manca il pubblico, manca il calore della gente, gli applausi. Esatto, manca lo stare insieme, insomma, fare stare insieme, un po' di baracca.
Speriamo anche perché, scusami, Daniele, anche un po' il mondo della musica. Esatto. Stavi dicendo, Monica, scusa? No, anche perché cioè è bello, no, pensare che Daniele fa questi due lavori, quindi quello a contatto con la natura, quindi nel più totale silenzio. È l'hobby praticamente la musica per Daniele. E poi invece la musica che diventa proprio un incontro con la gente, quindi magari anche tanta festa, tanta... Ma secondo me se lui potesse porterebbe anche sul trattore gli amici che lo vanno ad ascoltare, vero? Perché sì, eh? A te piace talmente tanto il tuo mestiere che infatti... Voglio dire, quando mandi anche i messaggi ci racconti proprio le varie fasi dell'agricoltura. Va bene Daniele, ti lascio lavorare, grazie per questa telefonata, ma al momento io su questo PC dove mi trovo in regia ho pronto soltanto il Boogie dei Fadabbi, ce l'ascoltiamo, dai, poi prossimamente... La sua passione. Ecco, perfetto, vedi? Ciao, la canzone ci rispecchia, perché ogni strofa ci racconta una cosa di noi. Perfetto, grazie. Bellissimo. Daniele, buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti. Ciao. Daniele. E noi andiamo di Boogie, ogni... passiamo, vabbè, non lo dico proprio tutto. Bellissima, dai, genuina, ciao, genuina. A dopo, ciao. A solo la chitarra to tede, a ni pospio fa mala chi be, guarda culla che sumaro, per tutta la sera che al palpo, let's rock, everybody let's rock, e la sabe a caldi dico, ogni coio a gala su passion, entrame visa se rotta là, con tanta voglia d'andare a ca, entrame sta la che ci clindia, e regatone passa ma let's rock, everybody let's rock, e la sabe a caldi dico, ogni coio a gala su passion, la nevosa la fai capis, e la tagma in su mia si la vnes, che la volta che son che, lampagne e bianchi cavi, let's rock, everybody let's rock, che da sapere caldi dico, ogni coglio a gala su passion, go! Chissà un me, vivo sapere qual è il mio guai, cansato ma quasi mai. Let's rock, everybody let's rock, che la sapere a caldi dico, ogni coglio a gala su passion, anche se non so mia bon, cantiamo sta canzone, anche se non so mia bon, che manna gran passion, che la sapere a caldi dico, ogni coio a gala su passion, testa grande la canzon, animo a verni su, me la canta perché la piace, anche se chiede dane nas, let's rock, everybody let's rock, coco, coco yo, papa, papa sion, coco, coco yo, papa, papa sion, che la sabe. Passion, fuck that!
È così, ragazzi, è sì, proprio vero che ogni ha la sua passione. Ogni persona ha la sua passione, come la nostra passione è quella della televisione e quella della radio, che per quanto mi riguarda sono riuscito a trasformare totalmente in lavoro. Fase 2, Confesercenti, solo 6 attività su 10 riapriranno il 18. Beh, adesso dopo questa ripartenza ci scontreremo poi con il problema vero della vita quotidiana, perché ho sentito comunque, cara Cocò, che non tutti gli esercizi pubblici riusciranno ad aprire, perché in base alle restrizioni che ci sono non tutti pensano, detta papale, di starci dentro con le spese, hai capito? Sì, immagino, perché anche nei ristoranti sentivo appunto amici, sì, che gestiscono delle situazioni di ristoranti, di bar, effettivamente se la gente che puoi far entrare è comunque a un numero ridotto, esatto, diventa tutto un po' difficile da gestire, perché comunque il personale c'è, da pagare, quindi è tutto un però po' così. Però è anche vero, io penso una cosa, che è inutile lamentarsi, e in questo caso bisogna, come ho detto prima, rimboccarsi le maniche. La situazione è così, ecco perché io anche ieri sera nella nostra diretta sulla pagina del Manhattan Dance, Music and Dance, mi hanno fatto questa bella sorpresa, hanno voluto organizzare questa festa di compleanno virtuale, visto che con l'orchestra dovevamo essere proprio nel loro locale, e ho fatto l'appello insieme a Luca Canali di ho invitato la gente ad andare a mangiare lo stesso fuori. Ovviamente chi ha bambini diventa un po' più difficoltoso, ma chi è in coppia o con amici, fate questo sforzo. Lo so che portare una mascherina, i guanti, andare in una situazione un po' sterile, no? Come asettica. Asettica, ecco, stavo dicendo questo, volevo dire questo. Diventa, fa passare la voglia. Uno dice, ma chi me lo fa fare? Rimango a casa, o no? Cosa dici, Cocò? Beh, insomma, dai, ci vuole un po' di pazienza e un po' di adattabilità, perché voglio dire, noi dobbiamo concentrarci su una cosa, cioè pensare che è una situazione di non permanenza, cioè non sarà sempre così, esatto. È solo una situazione momentanea, quindi se c'è da venirci incontro a vicenda anche per aiutarci, voglio dire, uno si mette il cuore in pace e si farà il sacrificio di andare fuori con la mascherina e a tavola per mangiare te la togli e poi te la rimetti, cioè sono delle piccole accortezze che però se devono aiutare comunque i nostri ristoratori, quelli che gestiscono comunque i bar, i locali, si fa più che volentieri. Tra l'altro, guarda, io la penso così. È una situazione che tu hai provato la settimana scorsa proprio a casa dei tuoi genitori, con i due tavolini distanziati, e al momento di mangiare la mascherina te la sei tirata via. Pertanto è una cosa fattibile, è vero, lì sei andata perché c'era un discorso di congiunti affettivo, però dai, cerchiamo di essere per primo lo farò io è solo che i bambini diventa un po' un problemino, guardiamo, dai. I bambini li lascia di forza, ecco, perfetto, gli scappo io con la moglie. Andiamo, dai, con la musica. Ti leggo un messaggio dal nostro amico Luca, cara Cocò, e dice: che bello vedervi anche al sabato mattina, mi splende la giornata. Luca è sempre fantastico. Ma che carino, ovviamente, Luca, ha sempre le parole, sì, ma perché, belle, perché delle parole vede te, dolci. Perché vede te, non perché vede me. Vabbè, insomma. Luca, sei un po' furbacchione tu, eh? Andiamo con questa bella musica, neanche a fare apposta, guarda che cosa ho scelto. È arrivato Luca che ha scritto Regina della Foresta. È qui la tua regina, Luca, eccola. Eccola, sì, guarda. Dai. Il mulino del Po. Regina della foresta, dai lunghi capelli biondi, sempre vestita a festa, nel rosso di quei tramonti. Quel candido suo vestito con il salice e il bianco spino, una fata lo disegnò. L'anello e la sua corona con il glicine ed una rosa l'intrecciò.
regina della foresta, regina dagli occhi belli, Venere che si specchia nell'acqua di quei torrenti. Per casa non ho una reggia, ma la chioma di quella quercia sulle sponde di un lago blu ci resta per tutto il giorno. Regina della foresta, aspetta tutte le sere che torni il suo cavaliere. Partito per una guerra, consegnandole la promessa di ritornare. Ma la spada di una canaglia lo ha trafitto nella battaglia. Regina della foresta, piangendo una vita intera, sfioriva la sua bellezza. La fata delle promesse, alla vista di questo pianto, compassione per lei provò. E sfiorandole quelle trecce, nella fonte di una sorgente la Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, location per eventi e cerimonie di qualità. Ampio porticato estivo in previsione di una riapertura dei ristoranti, dove poter gustare la cucina del nostro chef Paolo.
In occasione del lockdown, servizio consegna a domicilio per Parma e zone limitrofe. Visita la nostra pagina Facebook per conoscere le menu delivery, ampia cantina per abbinamenti di qualità a un prezzo giusto, pagamento in contanti o carte di credito. L'antica tenuta Santa Teresa, dopo l'emergenza Covid-19, vi aspetta in strada Beneceto 26 a Parma. Telefono 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Dal 18 maggio, grande riapertura da Bertolini Abbigliamento. Tutto a metà prezzo. Assortimento dall'abbigliamento elegante a quello sportivo con relativi accessori. Disponibili taglie comode sia per lui che per lei. Vi aspettiamo in via Gramsci 21/B a San Polo Denza, Reggio Emilia, o contattateci allo 0522 87 36 59. E ricorda, tutto a metà prezzo. Magazine, la rivista del Nima Show. Musica, informazione, rubriche e curiosità dal mondo della musica da ballo e non solo. Ritira la tua copia gratuita durante le nostre serate o seguici su Facebook o sul sito nicolamarchese.it. E voilà, siamo ancora qui ragazzi, ci siamo non tirati via la pubblicità perché la pubblicità è importante, è tassativa. È l'anima del commercio. È l'anima del commercio, però adesso abbiamo quasi mezz'oretta per stare in compagnia, in chiacchiere e tanta bella musica. Ne approfitto e saluto, pensa un po', di nuovo l'amico Daniele Musi ha mandato un messaggio e ha ricevuto un messaggio dal signor Paolo Toscani di Bedonia che lo ha ascoltato in radio. Questo mi fa molto piacere, carissimo Paolo Toscani, se vuoi telefonarci così facciamo due chiacchiere non è assolutamente un problema, ma intanto ti ringrazio per ascoltarci sulle frequenze di Radio Nova 94.3. Allora, oggi è il 16 di maggio, cambiamo un attimo argomento, chi nasce oggi? Intanto dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a una nostra amica che spesso e volentieri viene nelle nostre serate, e nelle nostre gite, nei nostri viaggi, è l'amica Deanna Bertolani, che oggi compie gli anni, vero? Sì, Deanna, tanti tanti auguroni, ho visto che sulla chat del fan club... appunto ti facciano tutti gli auguri, te li ho fatti anch'io, quindi tanti tanti auguri per questa bella giornata. Mi fa piacere. Ma il 16 di maggio, cara Cocò, chi nacque tanti anni or sono? Aspetta, perché io ho pronta la lista. Possiamo andare... Allora, intanto nel 1960 è nato un grande artista, e lo sanno un po' tutti, Fiorello, il mitico Fiorello che con 60 anni, e tu stavi dicendo dietro le quinte che lui è un po' arrabbiato, o sbaglio? Sì, perché diceva che a 60 anni ormai si è entrati nella fascia protetta, diciamo, diceva a 60 anni ci devono proteggere, esatto. Diceva un po' scocciato perché lui non se li sente, si sente giustamente ancora un ragazzino perché ha uno spirito fantastico, poi anche fisicamente proprio non gli dai. Sembra un ragazzino, anzi, guarda, poi però allora dal 1960 ti porto indietro nel tempo. Questa è la macchina del tempo. Dai, nel 1898, cara Cocò. Addirittura. Nacque la pittrice Tamara Delimpka. No, tu non la conosci, magari non ti dice niente, no. Però comunque è nata. Poi nel 1905 è un grande attore, dai, Oscar nel 1982 per Sul Lago Dorato. Ah, bellissimo quel film. Henry Fonda. Film stupendo e indimenticabile. Andiamo al 1915 con un grandissimo regista, La Grande Guerra, I Soliti Ignoti, Mario Monicelli. Però veniamo anche ai nostri, un po' più vicino, qua nei nostri tempi. Nel 1968 Niccolò Fabi. Sai che pensavo meno? Dai, anch'io. Ma poi abbiamo anche lei, la regina della canzone. Indovina un po'? Conosciuta in tutto il mondo. Partì con questa canzone che fa... Marco se n'è andato e non ritorna più. Dai, è nata oggi la Pausini. Senza lui. Eh sì, è nata proprio il 16 di maggio. Condivide la data con l'amico Fiorello.
Detto ciò, sì. Io sono fortunato, ragazzi. Il 14 è nato. Tu sei nato ieri. Il 14 è nato Valeria Marini, il 16 Fiorello, la Pausini, in mezzo è nato Nima. Nima on the world, Nima for the world. Nima. Vabbè, andiamo avanti, che sennò qua mi mandano. Tu festeggi ancora, però questa sera mi sembra. Certo, certo, farò un po' di pizza in famiglia, che così. Ah, sì, sì, sì. Stiamo in compagnia. Andiamo con questa bella canzone, Follia, follia dell'estate. Tu vuoi fare un po' di follia dell'estate? Cosa ti aspetti da questa? Ma io faccio sempre le follie, la mia vita è piena di follie. No, sono molto razionale, morigerata, però ho i miei attimi di follia pure io, E sono molto belli, sono quelli che in genere non si rimpiangono mai. Esatto, esatto. Ma tu cosa ti aspetti da questo 18 maggio? A parte che ce l'aspettassi poco, perché ancora Peppino deve parlare. L'hai chiamato che deve parlare Peppino e dare l'ufficialità. Lo devo sentire in privato. No, guarda, io mi aspetto un pochino. Io sento che si sta allentando un po' tutto in giro. Insomma, anche questa paura un pochino sta scemando via via, e quindi mi aspetto delle belle notizie. Dai, magari non proprio tutte quelle che ci aspettiamo, però vedremo, qualcosina si aspetta. Mai farsi troppe aspettative, vero? Certo, andiamo sempre con Genio e la Booby Band con Follie d'estate, quelle che faremo quest'estate, perché la musica non ci mancherà. Una serata tutta quanta per noi, così ti porto a cena con la Spider se vuoi. Mano nella mano, il CD di Celentano, ma che giorno è? Voglio una follia questa sera con te, voglio tu sia mia senza tanti perché. Poi c'è la luna piena che illumina la scena, insieme io e te. Questo vento d'estate accarezza le fate in questo posto incantato, ci perdiamo io e te. Sento un brivido addosso e non è solo sesso, questa follia d'estate la vivo con te. D'estate al sapore di te. Voglio una follia questa sera con te, sei bella da morire, mi vergogno di me. Mi perdo nei tuoi occhi, il cuore tu mi tocchi, ballando io e te. Questo vento d'estate accarezza le fate, in questo posto incantato ci perdiamo io e te. D'estate la vivo con te. Sento tutto il calore che mi arriva nel cuore. Questa follia d'estate ha il sapore di te. D'estate la vivo con te. Sento tutto il calore che mi arriva nel cuore. Questa follia d'estate ha il sapore di te.
Eccoci qua, siamo rientrati e devo salutare la nostra amica, ragazzi, dalla montagna parmigiana di Bedonia, Berceto, passiamo a quella dell'Appennino Reggiano, esattamente a Ospitaletto di Ligonchio, perché la nostra amica Ombretta Confetti scrive: auguri a Deanna, un saluto ai Fadabbi, un abbraccio a te Monica e a tutto il Fans Club. Grazie cara. Grazie. Abbiamo acquisito la nostra Ombretta ogni giorno sulla frequenza di Radio Nova 94.3. Sì. Mi fa molto piacere sì. Tutto ciò. Allora, ma sarà amica della Zanicchi? Sì, sicuramente. Guarda che alla festa di Sant'Anna, dammi qualche news, cara Ombretta, se visto che sei all'ascolto. È stato tutto annullato? Ancora si parla di fare la festa di Sant'Anna il 26 di luglio a Ospitaletto? Dammi qualche notizia, anche perché un anno mi dissero che in quella festa si presentò proprio la grande Iva Zanicchi. Tanto che spero di poterla conoscere. Ogni anno c'è suo fratello a questa festa e mi piacerebbe conoscere lei di persona. Andiamo avanti. Fantastica. Con una notizia. Ah, ho letto qua sul televideo, vediamo se sì? Che c'era il nostro Papa Bergoglio contrario alla mondanità, perché ha detto che è superficialità. Adesso io dico, vabbè, caro Papa Bergoglio, bisogna pure che noi lavoratori dello spettacolo torniamo a lavorare, perché sennò qua mi sa che veniamo... Ma di certo non si riferiva a quello, dai, bisogna prendere, non estrapolare solo una frase, ma bisogna leggere tutto il discorso che ha fatto. Io confido tanto in Papa Bergoglio, mi è simpaticissimo, lo stimo tantissimo. Io credo che non abbia voluto sicuramente riferirsi al mondo dello spettacolo con questa affermazione, quindi andremo a leggere bene. Se ti arrivi alla mondanità, cara, lo spettacolo diciamo che all'interno della mondanità, non è soltanto andare uno spritz sui navigli, ma vuol dire anche partecipare a una festa, a una sagra. Guarda che mi altero io, guarda che vado a Roma e vado a protestare in piazza. No, vedrai. Assolutamente, per l'amor di Dio. Il discorso sarà stato sicuramente... Esatto, stavo solo leggendo la notizia che stava dando il televideo. Come questa, coronavirus, allora, riapertura, linee guida delle regioni, un metro di distanza nei ristoranti. Oh, mettetevi d'accordo, perché qua è due metri, è un metro e mezzo, è un metro. Arriverà al 18 di maggio che nessuno sa come poter fare aprire i propri esercizi, poi arrivano i vigili e tac, ti fanno la multa. Non mica bene. Se no me ne vado sui navigli a prendere lo spritz, capito? Andiamo con una bella canzone, la dedichiamo al nostro Fans Club, dai, il nostro Fans Club che è lì che scalpita, non vede l'ora di ritrovarci, ma come non vediamo l'ora anche noi, infatti. E poi tutti insieme faremo boom boom! Ma anche no! Beh, insieme nel senso che come festa, cos'hai capito? Ah, ecco! Sempre maliziosa lei. Boom! Vai! Codici, un impulso regolare al 116. È l'istinto primordiale che si accende fra di noi. Chimica, elementi puri, armoni, enigmatico momento di una rapsodia. Se regola la frequenza e non le medie che ti accende il cuore. Un pensiero che pecca, lascia che la che scocca, c'è nel mare che fanno la 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 la. Un martello che batte, sullo petto non smette, una bomba che scoppia la. Thank you.
suona forte come questo acciaio armonico. Muove già il motore inossidabile che non si stancherà. Gira e fa girare il mondo libero, un frammento alla mondiola che sta vivo. Partirà dopo il canto dell'aurora e brucerà nel sole. Un pensiero che pecca, la scintilla che scocca, cielo e mare che fanno la 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 la. Amore, un martello che batte sul mio petto non smette, una bomba che scoppia la 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 la. E mare, dea che domini la fantasia, fa che sia mia, nel cuore fai bum bum, dalle un'effimera malinconia che fa la la. Lai la lai la lai la. Un pensiero che pecca, la scintilla che scocca, c'è il mare che fanno lai la la. Un martello che batte sul mio petto non smette, una bomba che scoppia la 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 nel mare. Un pensiero che pecca, la scintilla che scocca, c'è le mare che fanno la 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 l'amore. Un martello che batte sul mio petto non smette, una bomba che scoppia la. Signori, le belle voci di Nicole. Eccoci qua, boom boom. Amici, avete fatto boom boom? Ma boom boom vuol dire può essere interpretato... insomma, secondo me ha un doppio senso. No, ce può l'ha, essere anche eh? Interpretato come avete fatto colazione. Avete fatto boom boom perché avete mangiato la brioche, la che ne so, il, la brioche, i bomboloni. Quant'è che non mangi una bella brioche, Nicola? Esatto, di quelle appena sfornate, un po'. Un po', sì, sì, non sì. Ci hai fatto un salto bar da sport? No, no, io sinceramente no. No, io qualche fuitina l'ho fatta, ecco. Ai bar da sport, sì. Sì, mentre magari sei in giro a fare la camminata, no, anche perché io vado, essendo in Ima Studios qui a San Polo Denza, vado a camminare nella ciclabile tra San Polo e Ciano, e sì. Di bar aperti non ce ne sono, perché c'è solo sei l'acqua. Un po' fuori mano. Sono un po' fuori mano, te invece, a te piace la mondanità, secondo me Papa Bergoglio ha scritto questa cosa per colpa tua, perché ha visto che la Coco è sempre in giro con la mondanità, allora ha detto aspetta un attimo che se gli do una dritta io a quella lì o no. No, a me piace molto la gente, quello sì, esatto. La mondanità è un'altra cosa, no, sì. Davvero, ma anche se non giudico nessuno, perché tutti siamo padroni di vivere la nostra vita come meglio crediamo. Però io no, anzi a me piacciono molto, mi piace molto la vita semplice, no, non sono mondana per nulla, mi piace quando cantiamo, sì, partecipare alle feste, alla gente, fa parte della nostra vita, del nostro lavoro, quello sì. Adesso cosa fai? Questo è Bruno Vespa, adesso vediamo. Ti mancano i nei? No, no, preferisco di no. Ascolta, stavo guardando l'ultima ora che stava dando una notizia che a Frosinone hanno sequestrato un carico di mascherine. Erano le mie. Le mascherine Nima? Erano le mascherine Nima, ragazzi, mi hanno bloccato il carico di mascherine. No, erano mascherine contraffatte. Assolutamente ha fatto bene le forze dell'ordine a fare tutto ciò. Invece la mascherina Nima, ragazzi, chi fosse interessato al 393-1912-091, ci tengo anche a precisare che è un copri mascherina, pertanto è una situazione soltanto di balessa.
perché vogliamo apparire un po' più belli, che magari con questa mascherina bianca con scritto chirurgica. Sì. Capito, tutto lì. Chi vuole... Poi all'interno si può mettere un filtrino che vendono comunque nelle varie ferramente tranquillamente, sì, per poter... Altrimenti la metti sotto quella brutta e sopra ci metti sopra quella. Appunto, a una mascherina chirurgica. Andiamo con la musica, una musica che ti piace tanto. Ieri nella nostra diretta col Manhattan Music and Dance c'era anche ospite la mia amica Daniela Cavanna, mancava la sua Paquita però, mancava la sua Paquita. Ma che, guarda, adorabile, quando la vedo nelle foto è un cagnetto stupendo, secondo me gli dà veramente tanto amore, beh, perché certo, sono un tutt'uno. Dai, andiamo con questa bella canzone che ti piace tanto, Mama Kalimba. Bellissima e cantata egregiamente dalla bravissima Daniela Cavanna, che io stimo tantissimo. E noi ce la sentiamo, ce l'ascoltiamo, scusate. Faccio come scusate, scusate. Arida la terra in questo luogo unico, dove il tempo sembra fermo immobile. C'è un tramonto che mi fa sentire libera, libera da tutto, anche da te. E quando scende la sera, il fuoco illumina un amore che spera, che sogna ancora. Mama Kalimba, suona la luna, liberami il cuore e l'anima. Mama Kalimba, buona fortuna sotto questo cielo d'Africa. Occhi che ti guardano con la serenità basterà. Tu che vuoi sapere dove e quando tornerò, io ti dico forse resto qua. E quando scende la sera, parte una musica, un tamburo che suona, che suona ancora. E suona la luna, ci prende questo ritmo. Siamo ormai giunti al termine della nostra puntata, ragazzi. L'appuntamento con il Nima Show Live rimane sempre però da lunedì al sabato alle 11:20 fino alle 12:30. Ok, sì? Dobbiamo capire ancora, in base a quello che dirà Peppino quest'oggi, se lunedì avrò una visita in studio. Chi lo sa?
non sa niente, no. Sto dicendo a te, forse la Cocò ritorna in studio con il sottoscritto, ma penso di sì, perché comunque tutti dicono che, apriranno le porte alle, alle amicizie, pertanto questa casa aspetta a te, Cocò, non ti preoccupare. Oh. La porta... Dai, vediamo, speriamo bene, dai, sì, per incontrarci così. Ormai Peppino mi sta un po' qua, Ormai mi sogno tutte le mi sogno Zoom, Skype, mi sogno tutti i collegamenti. No, pensavo ti sognassi Peppino. Vabbè, lasciamo stare, dai. Ah, beh, anche lui, anche esatto, lui. Esatto. Amici, è stato un grande piacere. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito sulla pagina Facebook di Nima Radio TV. Salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito sulle frequenze di Radio Nova 94.3. Come ho detto prima, l'appuntamento è per lunedì. Lunedì parleremo del chef. Sarà qui con noi, in collegamento Skype, un grande chef di fama internazionale. E poi l'amico Maurizio Medeo con le sue bellissime canzoni. Guarda che mi viene già fame. Il Nima Show mica scherza, eh? No. Incessantemente noi andremo avanti per tenervi compagnia con le nostre canzoni, le nostre chiacchiere e soprattutto la nostra simpatia. Vero? Ciao Cocò. Dopo, anzi, ciao Nicola. Ricordiamo 78, canale 78, Radio Italia, anni 60 TV, alle 13 fino alle 13, no, fino alle 14, un'oretta anche in televisione. Oh yeah. Incessantemente. Quindi spostatevi, mi raccomando, spostatevi in TV. Ecco, spostatevi di lì, va bene. Vi aspettiamo Andrea dal salotto Spillo alla cucina e Deianira. Vamos. Ciao! Ciao a tutti. Incessantemente sei nella mia mente, prepotentemente dentro in ogni istante, insistentemente sei nell'aria, l'universo che si espande, un fuoco che si accende. Incessantemente io ti porto dove tutto è quasi niente. Incessantemente sai parlare ma in un modo differente, quando il viaggio poi diventerà estenuante di un volo mio radente, tu mi prenderai, mi soccorrerai. Incessantemente come l'acqua che scorrendo cambia il ponte, come una notte in autostrada a luci spente. Dovunque sei, in ogni mia follia, ma sei dovunque sei, in ogni fantasia, ma sei dovunque sei, nel corpo e nella mente, per sempre resterai, incessantemente.
incessantemente. In collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.